devo citare invece. Io prendo penna, questa penna numero uno non scrive un cazzo. E allora l'uomo passa e non saluta. Ma che cazzo posso fare, amici? Dovremmo avviare un podcast. Dovremmo avviare un podcast. Aftercash. Non è più Aftercash, frate. Perché Aftercash? Perché non. Perché avete siamo in serata. Da sole? Guarda, siamo in serata. Ma questo poi chi è? Insomma. Oggi diamo un grosso, caloroso, enorme benvenuto a un ospite d'eccezione, Fede Rossi. Primo podcast. Io ho deciso di non parlare oggi. Ok, puoi farlo. Ci sta. Non ne ho voglia, quindi. Primo podcast in ormai 10 anni di carriera social. Come mai non è mai fatti? Il padre dell'influencer. Perché aspettavo voi. Ah, gli occhiali. Aftercash. Le cose vanno fatte a tempo debito e adesso è raggiunto il momento perché so che questo è un podcast con i controcoglioni. Quelli. Oh, vabbè, ma qui non aspettavo. Ma la vera domanda è, partiamo subito, perché tutti qui hanno gli occhiali? Cosa avete fatto ieri sera? Abbiamo, cosa non abbiamo? Avete, non cosa iniziare avete? Subito a mandare le persone. Gli occhiali. Ah, vero, perché, ma tu ce l'hai vista, mi sono sempre chiesto. Sì, sì. I tuoi però sono quelli più scuri, quindi vuol dire che... Tu sei quello che ha spinto di più ieri sera. Cosa hai? Io? Ah, Gabri. Io sono gli occhiali più scuri, ma non sono quello che... Che quella che era fuori del club che vagava nelle vie, dovevi prenderlo. Insomma, abbiamo una domanda che facciamo sempre a tutti gli ospiti. Yes. E la fa Gabri, quindi... La prima domanda che abbiamo diritto, Fede, che facciamo a tutti i nostri ospiti è: come nasce il personaggio Fede Rossi, no? Da un punto di vista di storia... Fede Rossi King. Come nasce sui social? E allora adesso mi devo citare invece. Io prendo penna, questa penna numero uno non scrive un cazzo. E allora l'uomo passa e non saluta. Ma che cazzo posso fare, amici? Guarda che roba. Oddio. Ecco, più o meno nasce così, in questo modo. Perfetta spiegazione. Non c'è tanto da entrare nel dettaglio. Questo è un video che l'ha visto dalla signora che ad oggi ha un piede nella tomba, alla ragazzina che ha 8 anni e mezzo. L'ha visto chiunque. È un must video. Nella vita. Ma di una persona. Salutiamo la ragazzina di 8 anni. E anche quella con il piede nella tomba. Ciao la vecchia con il piede nella tomba. E non lo so, perché è stato postato, repostato, fatto, rifatto, remake, eccetera. Io penso che nel complesso possa avere seriamente, senza esagerare, 100 milioni di visualizzazioni le ha fatte. Ma a te com'è venuta questa cosa? Com'è comparsa? Sapete, questa è una cosa che non ho mai raccontato, neanche la verità. Una storia, una roba. La verità è questa. Praticamente è stato un giorno che ero con degli amici, gli amici proprio di infanzia. Io, premetto, odiavo i social, quindi mi facevano cagare proprio. Mi ha obbligato una mia ex nel 2010 a scaricare Facebook. Me lo fece lei, fa, ormai ce l'hanno tutti, sei vecchio, solo te, vabbè. Cioè tu prima di questo video non eri per niente conosciuto? Zero. Assolutamente zero. È stato proprio il primo. Quello è stato il primo video, io scaricai Facebook nel 2010, facciamo conto, a fine 2010. E lo odiavo, quindi non lo usavo, va bene. Nel 2013 avevo totale, non lo so, 34 amici su Facebook. Sapete che come cazzo funzionava? Non c'erano i follower, c'erano gli amici. Ok, io avevo 34 amici, cioè quelli del mio paese, finito. Un giorno eravamo a fare la spesa, io nel passare stavo prendendo delle robe, un cazzo un altro, la faccio breve, vedo sti flauti. Nel metterli dentro al carrello, mi è venuto così, ho sorriso da solo e ho detto flauti. Chiamano flauti, non suono, cazzo li chiami flauti a fare. E mi sono messo a ridere, a un certo punto da ridere piangevo da solo, continuavo a pensare a sta roba, e ho detto ma fammi guardare un po' in giro. Poi cazzo mi giro, le penne che non scrivono, lo yo-yo che non lancio, che ti sei aperto un mondo tipo fatto di funghi da qualche parte, incredibile. Lì ero piegato. Il colpo di genio. Stavo annaspando dentro. Mi immagino Fede. Gli amici mi hanno già pagato, erano fuori, lui era ancora lì a cercare le cose. Loro non capivo, dice che cazzo fai, fidatevi di me. Prendo tutta sta roba, vado a casa, chiamo un amico, faccio te fai il video, e io invento. Ma io non ero personaggio, non facevo video comici, cioè l'ho fatto per far ridere quelle 34 persone del mio paese. Finito. Quella sera lì, postai il video quel pomeriggio, non mi ricordo come era possibile, ma nelle impostazioni potevi scegliere che le persone che non accettavi, perché c'era da accettare l'amicizia all'epoca,
se tu le riflettavi tutte, diventavano automaticamente follower. Okay. Sì, sì. Io non l'avevo impostata io sta cosa, e per fortuna che era già così. E niente, mi sono svegliato la mattina dopo che era tutto 9999999. Che cazzo è successo? Ma non capivo il perché. In una notte? Cioè tu l'hai postato? Io l'ho postato, no, per 2 o 3 giorni, cioè il video è rimasto lì. Ho fatto ridere i 4 amici del paesino e quelli diciamo un po' più fuori, ma parliamo di 100 persone. Al 3o-4o giorno me lo condivise una pagina che aveva all'epoca 1 milione, che era follia, nel 2014-2013, e video divertenti. E dal di lì mi sono andato a letto una sera Facebook di una persona normale, la mattina dopo Fedorossi ho fatto 35-40 mila follower con quel video, e la gente impazzita, rifai, fanne un altro, vogliamo, cosiamo. E quindi boh, dal di lì ho detto, boh, faccio il coglione, vediamo. E piace. Da lì hai continuato a fare video all'inizio? E dal di lì all'inizio erano quei video lì. Sì, ho fatto il secondo, sempre dell'uva passa, e con quello sono andato oltre i 100.000, perché ne ho fatti un paio, adesso molti non se le ricordano neanche. L'unico che è andato poi è quello che ho rifatto qualche anno dopo con Andrea Di Pre, vestito da militare. Però il primo ero in casa vestito da donna, e quello non si trova più da nessuna parte. Come mai? Perché non lo so, io dopo no, Facebook me lo chiuso, a me mi hanno chiuso un sacco di profili, Facebook chiuso 2 profili, Instagram 2 profili chiusi, TikTok anche. Non ce l'ha da nessuna parte, neanche in un iCloud, in un backup strano. No, io non tengo un cazzo, me l'avevano rimandato, l'avevo postato, ma parliamo ancora di anni fa. Facciamo un appello ai nostri follower. Che se avete quel video, non iniziate a chiedere soldi, perché smettetela subito, però mandatelo. Anche perché so per certo che avete di tutto nei vostri telefoni. Esatto. Quindi mi raccomando ragazzi, brutte merde. Fede non c'è nulla, salvate ogni post che Fede fa. Esatto. Io non tengo nulla. Importante. E quindi è nato così. Dopo dal di lì ho fatto prima video simpatici, dopodiché mi sono spostato, che ho visto che funzionava, perché non lo faceva nessuno, sempre Facebook, a parlare di temi d'attualità, quindi toccavo politica, religione. Cosa che fai ancora? Sono tornato a fare, io ho smesso per tanti anni. Instagram non ho mai fatto quel personaggio lì. L'ho ripreso con TikTok adesso. Ok. Perché sta andando, però vedo. Figa, si sta andando. È bene. Sempre un dare, togliere, dare, togliere. Ti adatti alla fine a ogni piattaforma, no? Cioè sì. Anche su Instagram, anche adesso non è che ti esponi a livello politico, eccetera. No, infatti Instagram ho visto che non era la piattaforma giusta. Anche perché c'hai i video troppo corti, era 1 minuto, adesso 1 minuto e mezzo, ma fino a 1 anno e mezzo fa era 1 minuto. Tra l'altro su Instagram io mi ricordo quando ti ho scoperto eri un personaggio completamente diverso, cioè era un flex il tuo personaggio. Sì, cioè, sì. Era flexare sì. Soldi, io mi ricordo. Sta foto Porsche oro, wrappata oro. Wrappata oro. Con tutti le banconote da 50 euro. Erano 40.000 euro se non sbaglio. Sì, ok. Penso. Ok. Forse, giù di lì. Giù di lì. Beh, comunque parliamo di tanti anni fa, probabilmente erano finti, quindi se la finanza ci sta ascoltando. Sì, erano... Erano sicuramente finti. Erano sicuramente finti, sì. Ma da quel video lì ti va virale, ce la vedi subito l'opportunità di business? È andata virale, io non capivo, ho detto ok, bene, adesso c'ho un video con 250.000 like, e che cosa ci ho risolto, cosa ci faccio di questi 40-50.000 follower? E poi qualcuno mi ha scritto... Fa cazzo, se ti viene così facile, prova a farne un altro, vedi come va. Se piacciono, cioè fai personaggio. Alla fine, io però odiavo i social, ho detto cazzo, è una roba oltre, cioè tutto l'opposto di quello che vorrei. Non voglio Facebook e devo diventare personaggio. E quindi alla fine niente, ci ho visto l'opportunità subito, non di guadagno. Il guadagno è venuto molti anni dopo. Io subito ho visto solo l'opportunità di... Cazzo, vado in giro, mi fermano tutti, sei quello dove passa, sei quello dove passa, ho detto boh, cazzo ne so, che magari fra un po' qualcosa succede. Succede qualcosa. A te lavoravi? Cioè facevi altro? Io lavoravo, io ho continuato a lavorare, e tra l'altro lavoravo da mio zio, ero responsabile sportivo di un team di macchine, quindi un ruolo anche abbastanza serio, e lui dopo 6-7 mesi mi mise davanti a una scelta. Mi disse o continui a fare questo, dove è il lavoro fisso, 2.000 e qualcosa euro al mese, tutto pagato, tredicesimo, tempo indeterminato perché era mio zio, giravo il mondo, oppure continui a fare il coglione sui social e speri che un giorno, non gli ho fatto neanche finire la frase. Ciao. Zio, faccio il coglione sui social. Coglione, ma è giusto così. Perché io so che sono un coglione e quindi posso farlo, ho fatto per bene. E così è andato. Oggi però ci ho messo un po'. Li apprezzi i social? Si è capovolta la situazione? Allora, no, la verità è che se fosse per me... Se non fosse il mio lavoro, quindi fonte di guadagno, non vorrei avere i social. Comunque sia, non li sopporto. L'avrei detto. C'è una cifra che ti farebbe staccare completamente dai social? Cioè, domani ti dicono, ti diamo 2 milioni, esempio, e però non lavori mai più con i social. Cioè, chiudi social e tutto. Lo puoi usare, però non da influencer. Non più da influencer, non più da...
2 milioni siamo al limite, un po' al limite, perché io faccio un tot. Punto così, un tot. un tot. Faccio un più o meno tot. È la Spagna, cioè, via. Io al mese più o meno faccio un tot. No, adesso, scherzi a parte, io sono anche uno dei pochi che ha sempre detto senza problemi i guadagni, un cazzo un altro. Da quando ho iniziato a guadagnare con i social, all'inizio 2-3 mila, 4 mila euro al mese, fino a 7, 8, 10, ad oggi vado dai 10, 12, 15 mesi, quando va bene, dico 15.000 al mese sono comunque 150, 180, facciamo 150.000 euro l'anno. In 10 anni hai fatto 1 milione. In 10 anni fai 1,5 milioni. Mm. Se mi dicono ti diamo 2 milioni, io da fare 10 anni o 46 anni, non lo so. Cioè, sei tirato, potrei tirato. Dire sì e no. Se mi dicono 3 milioni, mando a fanculo tutto, incasso i 3 milioni, perché dopo con quei 3 milioni chiaramente investi, fai cose. A che punto hai iniziato a guadagnare dai social? Cioè, come esplodi? Ti ha contattato un'agenzia? Eri sotto no, qualcuno, hanno provato tante agenzie a contattarmi. Sì, ma i nomi si possono fare. Sì, certo, sì, sì. Vabbè, la prima su tutti, il Casadei. Con lui sono stato. Bomber. Ciao, Casadei. Sono stato quando era ancora nominato Frankie Commando. Dopo lui praticamente mi prese subito quando sono esploso con l'Uva Passa. E ho fatto 2015 con lui fino a metà 2016, dopodiché mi contattò Mediaset per un programma che si chiamava Flight 616. E lì io ho detto che cazzo vado a fare con l'agenzia dietro, che mi danno già una miseria, 600 euro per ogni volta che restavo dentro, fino a un massimo di 3.000, quindi già era poco, dovevo dare. Quindi mi sono distaccato, sono riuscito a mandare per tempo, clausole e tutto, mi sono staccato e ho detto non ho bisogno dell'agenzia, perché sentivo di essere capace, insomma, a fare quello che ho fatto, insomma. E così è andato, dopo di lì ho fatto questo programma e ho aperto Instagram la sera stessa che è uscita la prima puntata, che ho fatto 50.000 follower con la prima puntata su Italia 1, cioè Instagram, aperto quel giorno e io su Facebook dissi a tutti c'è la puntata, un cazzo un altro, guardatemi e poi quindi ci si sono Instagram. Spostati un po' da Facebook a Instagram o è la televisione? Anche dalla TV all'epoca portava, io sono, tempo. Quando la televisione sono sicuro famoso. Che ad oggi andare a fare un programma sì, 50.000 follower non li fai mai. No, ma non è che non li fai in una sera come ho fatto. No, non li fai proprio. Non li fai proprio. Noi stiamo, cioè, abbiamo visto Ex on the Beach, on the Beach 5. L'ultima stagione? Sì, ma i personaggi hanno 20.000 follower. No, sì, 2.000 follower. Sì, sì, c'era gente che Ex on the Beach ha fatto centinaia di migliaia di follower le prime stagioni. Però sono le prime edizioni anche dei programmi. Adesso è la quinta, anche il collegio tutti morti adesso. Beh, così, considerate che c'è un ragazzo di Riccione che lui è entrato, ha fatto quest'anno l'isola, si chiama Luca con i capelli Petrone. Lunghi. Esatto. Petrone. Lui è entrato con 163.000 follower su Instagram, 164, è uscito con 162. Cioè, è vero, è pesante così. No, beh, perdere perdiamo tutti i follower, sì, sempre, sì, sì. Perché è così adesso che funziona, quelli inattivi. Però, cazzo, faccio l'isola, sto dentro fino alla fine, non una puntata. Si è fatto mesi dentro, 10 anni fa uscivi con mezzo milione. Oggi non porta un cazzo. Come uomini e donne. Oggi, io in televisione oggi, ad oggi non andrei a fare nulla. Cioè un conto mi dici, cioè, per divertimento puntata, sì, per divertimento avanti un altro che tra l'altro ho visto qualcosa appunto, sì, sono stato, uscirà fra qualche mese. Com'è andata? Si può sapere? È andata come il cazzo, perché mi hanno chiamato dentro quando è suonata la sirena, il solito culo, io dove c'è da avere del culo mai. Okay. Sono entrato, è suonata la sirena, quindi ultima domanda, ho risposto giusto, ho pescato ma più basso di quello che era già e quindi fuori. Seduto, ah. Quindi non ti fa la seconda domanda perché non c'è più tempo. In realtà non vuole dirci che è diventato multimilionario così e quindi per un questo, tot. Per questo è un tot. Quanto hai vinto? Un tot. E il discorso fitness quando subentra nella tua carriera social? Allora, praticamente giuro che la stavo per fare io questa domanda. Parlo ok, di fitness, forse è meglio. Andando per step, 2014-2015 è stato il periodo stronzate mischiate a qualche video dove facevo il filosofo, il sente che piaceva, la voce del popolo. 2016 ho fatto il programma, sono uscito dal programma e già avevo avviato il canale YouTube come primo canale YouTube che parlava di fitness in Italia, quindi si può dire che seriamente l'ho sdoganato io il fitness in Italia sui social. Assolutamente. E era il fine 2015, dopo però c'è stato il programma, quindi l'ho ripreso nel 2016, quindi dopo l'estate 2016 ho detto boh, adesso
fitness, serio, mi sono messo sotto, preparazione, un cazzo un altro. Prima era zero, cioè nel 2016 zero non fitness. C'era fitness, bro. Non c'era no, fitness. Ma dico tu nella tua vita, a livello di palestra non eri già... No, perché... No, assolutamente, io non ho mai pensato alle gare, mai pensato a un cazzo. Ho iniziato a trattare qualcosa di fitness, ti dico, fine 2015, perché ho aperto il canale e facevo vedere i primi esercizi, però... Era così, tirato lì, facevo il coglione, gli urli, Frank comando, sexy stuprando, come mai non c'hai... Sì, queste qui sono le frasi. Ma io mi ricordo il tuo preparatore, può essere, come si chiamava? No, il tuo... Nonno Bomba. Monti. Con l'occhialino. Sì. Lui, con l'occhialino in quel modo. Tutto grosso. E quindi hai fatto questa, poi le gare tu le hai iniziate a fare? Io ho fatto 2017, e novembre 2017 ho fatto la prima gara. Io mi sono preparato nel 2017. Hai iniziato subito, a palla. Sì, 2016 un pochino, 2017. Mi sono messo sotto, ho fatto la prima gara, una poi, e doveva essere due, ma la prima gara, due giorni prima ho iniziato a cagarmi addosso, proprio vero, di diarrea, un cazzo, un altro, sotto malissimo, non sono riuscito a farla, e quindi mi sono preparato 3 mesi e mezzo per fare una gara di merda sola a dicembre, che non contava neanche un cazzo. Quindi ovviamente guardando indietro alla tua carriera social, quello che vedi adesso sugli influencer che fanno fitness, li vedi un po' tipo tuoi figli, possiamo dirlo, sì, senza essere pieni di ego. Sì, sì, non è neanche fiero. Ma non fa bene, non sono assolutamente, non sono fiero, anche perché io nel momento in cui anni fa parlavo di fitness a livello non gare, quindi facevo, ripeto, i video da coglione, ero natural e lo dicevo e si vedeva. Come ho preparato la prima gara, che mi sono presentato spellato con la spalla e spalle così, con la faccia scavata, morto, un cazzo un altro, non l'ho più voluto raccontare, io l'ho detto subito che c'era dietro, per forza di cose, gare di qualunque livello, qualunque federazione, c'è il doping, punto. Anche nel Natural IFBB. Il Natural IFBB c'è il doping perché fanno il GH, lo tengono per mesi, poi si squartano, arrivano con l'albero di Natale dietro nella schiena, lo staccano un po' prima, dalle urine non si vede e dicono siamo Natural, non è vero un cazzo. Quindi prendere per il culo la gente e mi sto battendo su TikTok per questa cosa che... Tra l'altro perché ho visto qualcosa sulle Iene, no? Che hanno fatto un servizio proprio su questa cosa. Hanno fatto un servizio, il servizio è stato lanciato con il mio video, che io attaccavo questi ragazzi su TikTok. Loro mi hanno chiamato, mi hanno chiesto se potevano usare il video e comunque se potevano venirmi a intervistare. Avevo detto ok, però nel parlare è venuto fuori che comunque dai, è un video dove andiamo, tiriamo fuori la provetta, vogliamo vedere che facce fanno, dopodiché chiaramente non stiamo a fare le analisi perché di qua e di là. Quindi non sono state fatte le analisi? No, assolutamente le analisi non sono state fatte. Io non ho visto il servizio alle Iene, però ho visto delle ispezioni su TikTok in cui... dicevano guarda adesso ti facciamo le analisi e poi usciva che non erano sì loro parte. Hanno fatto vedere una provetta, hanno fatto vedere che questi ci pisciavano dentro e poi hanno tirato fuori una cartellina rossa con un foglietto A4 che lo prendiamo noi, lo stampiamo, le Iene dicono che non sei dopato. Follia, cioè cosa vale questo in termini di... Come mai se vuoi fare una cosa del genere? Per salvare la reputazione di alcuni ragazzini famosi e averli dalla loro parte, secondo me. Più per una questione di messaggio, magari per chi li segue. Ma a priori... Cioè, il messaggio però non è giusto, perché dopo trovi quello come me che ti spiega che non è possibile e quindi le Iene sono passati come quel programma che deve dire verità e invece ha fatto un programma completamente finto, ha coperto gente che dice di essere natural quando invece no. Quindi ma, il contrario no, è ma poi io ti chiedo, ma perché secondo te questo nascondersi? Cioè perché non viene ammesso che magari si è preso un aiuto o un qualcosa di simile? Posso capirli fino a un certo punto, perché anch'io all'inizio... È ancora un tabù. Alla loro età, no. È questo che mi rompe il cazzo. No, perché quando prendi Bumstead, prendi adesso il bodybuilding, esatto, mondiale, non è più tabù il doping. Quando lo facevo io 10 anni fa era un tabù. E quindi hai seguito, se dici che ti dopi, dici cazzo perdi follower, dicono che sono un drogato, che cazzo ne so, perché c'era il tabù. Oggi non c'è il tabù, perché oggi a 15 anni, 14 anni iniziano a bucarsi. Sai cos'è il trembolone, bro? Te lo memano su TikTok, cioè, normalmente. Sanno tutto a 14 anni, capito? Quindi... Sì, forse il fatto che... non sembra che raggiungi veramente i risultati che raggiungi con il doping, cioè vedi uno enorme, tutto grosso e dici ah, vabbè grazie, è dopato, cioè ma il tuo corpo si ferma. È effettivamente così o no? Cioè ti dopi e fatta? Cioè basta, diventi enorme? No, quello no, chiaramente a parte che ci sono tantissimi prodotti, quelli da prendere per fare massa, quelli da prendere per tirarsi, e dove fai più fatica a nascondere il fatto che sono tutti dopo questi ragazzini qua, è che nel momento in cui arrivi con
una percentuale di massa grassa al limite dell'umano, le striature nelle spalle, le righe dappertutto, le gambe tagliate con i buchi, non ci arrivi da natural sta roba qua, perché molti di questi che sto dicendo, parliamo di gente che è anche grossa, non ce la fai a mantenere la massa, i volumi e questo tiraggio qui. Se mi prendi uno che dice io sono natural, guarda, sono tirato e grazie al cazzo sei 55 kg, ci credo. Poi dipende anche da quanto tempo ti alleni. Qua ci sono queste persone che si preparano in 3-4 mesi, li evitano in 3-4 mesi. Ha ammesso di aver messo su 30 kg in due anni. Cioè, 30 kg in due anni, ma chi la vuoi raccontare? 30 kg in due anni natural? No, non esiste. Non esiste proprio. Mi dissocio da questa nuova generazione che dice un sacco di minchiate. Quindi hai presente Raponi, Flavio? Rapo. Sì. Quindi lui... Siete d'accordo voi due? Questa è la prima volta che ci troviamo d'accordo su una cosa. Non ho visto i suoi video, però mi hanno taggato nei suoi video e hanno taggato lui sotto i miei video e dicono di dite le stesse cose, siete d'accordo? Perché anche con lui è stato uno di quelli con cui all'epoca... attenzione, io non ho mai fatto dissing con nessuno, sono tutti dal primo all'ultimo che hanno sempre provato a far dissing con me, perché per avere un po' di parlare di me voleva dire fare visual, fare hype, sperare che io ti rispondessi per prendere follower, perché sono sempre stato quello qua. Ok. Un po' in tutti i settori. Quindi... Lui si inventava anche i nomignoli per parlare delle... Tipo io mi ricordo Mr. Salsiccia. Sì, sì. Pur di non dargli visibilità. Io non ho mai dato visibilità a nessuno, parlavo in termini, in chiave, che così solo quelli che già lo conoscevano potevano... Capire, certo. E invece quelli nuovi. Non geniale, senza portare traffico nuovo, esatto. Geniale. Che rapporto hai con Presti? Vi conoscete? Perché ci conosciamo. Siete forse divisi su questa questione? No, se non siamo divisi. Cioè, a parlare tu per tu che ci conosciamo, abbiamo parlato più volte, ci siamo visti e siamo andati anche a vedere una gara di MotoGP a Misano insieme 2 anni fa. E infatti non mi aspettavo da lui che facesse un po' questa uscita così, dire nel mondo bodybuilding l'1% è dopato, il resto non è vero. Da lui non me l'aspettavo. Perché è sempre stato uno, a mio parere, che ha detto le cose come stavano, vero. Invece, secondo me, anche lui qui ha cavato un po' le braghe per andare a finire in TV, però magari mi sbaglio io. Non c'è né dissing né litigio. Diciamo che stavolta su questa cosa qui mi è un po' caduto, ma non solo a me. Cioè, però si è detto che nel mondo del bodybuilding solo l'1% si dopa? Sì, dopo lui ha provato a mascherarlo, no, ma io intendevo nel mondo delle palestre, no, perché lì si parlava comunque di persone... di questo calibro, con questo tiraggio, questi volumi, quindi sai che stiamo parlando di gente che fa gare, ma ad ogni modo non è vero che nelle palestre l'1%, ad oggi ti garantisco che è più del 50%, togliamo la vecchietta, il signor anziano, dici una persona su due? Chi si allena serio? Chi si allena serio è più di una persona su due, siamo a una persona e mezzo su due, chi si allena serio, chi fa le gare è due su due, è due su due, cioè, certo, non ci scappi, però quando mi dicono entri in una palestra, no, le palestre del cazzo dove c'hanno gli attrezzi, quelli con gli elastici, vai nella palestra old style dove c'è i grossi, quelli che tirano, che fanno, te ne prendi 10, 7/8, ci danno, ma garantito, già dai 15-16 anni. Ma è una, io sono completamente ignorante in materia, onestamente, è una roba che ti ammazza? È sempre la dose a fare il veleno. Tanti ci sono. Giusto, sempre la dose a fare il veleno. È sempre così che funziona, cioè... Io personalmente, perché anche su questo, come sempre, a differenza di tutti gli altri, non ho mai avuto problemi, lo dicevo anche, lo spiegavo in preparazione gara, per farvi capire a livello grammature, io ho preparato 2 volte e vinto 2 campionati italiani non superando mai 1 grammo a settimana, 1 grammo si parla di tutte le sostanze messe assieme, quindi andiamo dal trembolone, Winston, testosterone, boldenone, bla bla bla. Che è poco. Che è pochissimo, cioè è pochissimo, cioè perché un bodybuilder invece con cui magari andavi in gara, secondo te con quanto io facevo per avere una proporzione? Nei classic non ho mai sentito nessuno prepararsi sotto i 3-4 grammi, se parliamo di bodybuilding open c'è gente che arriva anche a 6-7 grammi a settimana. Gli open sono quelli in cui, cioè, secondo te un Bumstead? Non te lo so dire, perché dopo lì magari hanno anche prodotti e cose che noi ancora neanche abbiamo mai visto, chiaro. Però, cioè, so per certo, qui io i nomi li faccio su di me o quando si parla di robe, chiaramente qua i certo. Nomi non li faccio, però conosco gente che per fare men physique, che è la categoria degli sfigati, quella che ho fatto anch'io. Con i pantaloncini. Sì, con i pantaloncini. Che, diciamo, l'ho fatta per ridere, per ritornare sul palco e dire posso vincere anche in men physique, ma non volevo più fare gambe perché avevo mal di schiena.
E io mi sono preparato anche lì a 0,9, tipo, neanche un grammo. E c'è gente che è arrivata terza, quarta, quinta, che mi ha detto: io mi sono preparato, sono un po' così, fa male qui, là, e sono a 4 grammi. Prepararsi stando a 4 grammi per fare una categoria di merda non è il tuo sport, devi cambiare sport, cioè non fa per te. Io ho sempre sentito che doparsi, eccetera, poi non ti fa più tirare. Questo è un altro tabù, cioè nel mentre sei sotto, quando si parla di massa, quindi che c'hai testosterone, deca, ste robe qua, il cazzo è come un baobab al centro della foresta. Se non sei così, un baobab è un albero molto grosso, enorme quasi. È sempre ogni volta che vado a pisciare. No. E quando sei in fase di massa, quindi quei 3-4 mesi dove sei sempre pronto, cioè potresti veramente scopare 3-4 volte al giorno, 5 senza problemi, sempre cazzo dure. Quando vai in tiraggio hai comunque prodotti che fino a un certo punto funziona tutto, sempre di più rispetto a un natural, a uno che non usa niente. Quando arrivi le ultime 2 settimane, l'ultima settimana, cala proprio, sei a zero, ma perché ci sono le bombe e tutto, ma non c'è più il carboidrato che spinge. Non c'è liquido. Sei a zero grassi, sei tutto, cioè niente sale, 1 grammo di sale al giorno, non ce la fai, non hai le forze per andare a pisciare. Quindi. Però un bodybuilder che lo fa proprio di professione, sempre costantemente, quindi immagino sia molto spesso sotto... È sempre sotto, e vi garantisco che... A un certo punto non produce più il corpo. Ma non questo te ne sbatti i coglioni, perché glielo dai tu da fuori. Tu quando spari dentro 0,5 grammo, 1 grammo, 2 grammi di testosterone a settimana è 150, 200, 300 volte più di quello che produci tu. Tu nel momento in cui fai la prima puntura anche di testosterone più veloce che c'è, che è pochissimo e dura 2 giorni, come entra in circolo i tuoi testicoli già si bloccano, vanno in blocco, smettono di produrlo. Sì, glielo dai da fuori, perché devo fare, quando tu smetti poi riprendi, dipende quanto hai fatto. Se sei uno che ha fatto 3 grammi di testosterone a settimana per 6 mesi, ci mette un po', ce ne vuole di fare gonasi, clomi, tutte le varie robe per riattivare, eccetera eccetera. Vuoi farti però testosterone, frate? Ti garantisco che sono stronzate quando dicono bodybuilder grossi, fate il cazzetto così, cioè questa qui è una roba... Ma quella è una questione di proporzione, no, comunque. Ma è fuori dalla logica. È una questione di proporzione. Più grosso più il cazzo ti sembra più piccolo. Sì, ma non è che sia così. Ma è l'anatomia, ragazzi. Certo. È un muscolo, non è che nasco col cazzo così e faccio le bombe e il cazzo fa così. E c'è ancora gente che è convinta sta roba, fate il cazzo piccolo, ma... Follia. È un muscolo, non è che si può ritirare per le bombe. Tra l'altro, Fede, l'altro giorno su Threads ho messo un video nudo. Sì, si vedeva e sembrava anche veramente piccolo. Infatti, ma perché sei grosso e sei un bodybuilder? No, per quello. Non ero grosso e effettivamente io l'ho riguardato anche a fermare. Sembrava detto forse veramente un mini cazzo. E mi dispiace. Gamberetto, no. Mi dispiace tanto perché non è così. Ma ci sarà modo di rimediare magari. Vabbè, comunque. Altra roba, questo è riferito a tutti quelli che dicono sempre: voi che fate questi sport, drogate, poi non scopate. Fidatevi, non informatevi mai se la vostra donna sia mai stata prima di voi con un bodybuilder, con uno che faceva gare, eccetera, perché se lo fosse stata nel momento in cui era sotto, voi non sarete mai in grado di scoparla come la scopava lui. E qui è il flex, è già tanto che non ha detto come l'ho scopata io. No, in generale. Ma l'ha lasciato intendere. l'ha lasciato intendere. In generale, però i prodotti aiutano, cioè c'è proprio la carogna a cazzo duro. Cioè... Mi manca, perché oltre un anno e mezzo che non apporto prodotti chimici al mio corpo, infatti non c'ho più... Il cazzo duro, niente, cazzo. Finito. Dici che tornerai a gareggiare? Non lo so, può darsi. Adesso per quest'anno, tutto il 2024, ancora sono nell'ambito karting, quindi sono tornato nel motorsport. Infatti, bello. All'inizio eri kart già da ragazzo, no? Io prima di fare il deficiente, perché questo è quello che dico sempre seriamente, io ho fatto il cretino sui social per anni, prima di fare quello la mia carriera, la mia testa era quella di una delle persone più sane di questo mondo. Cioè quando gli altri ragazzini andavano in discoteca, quando andavano a fare il giro in centro il sabato pomeriggio, quando andai, io ero in pista a girare, a provare, a correre, e non ho mai bevuto, non ho mai fumato, non ho mai fatto un cazzo. Diciamo che ho iniziato a divertirmi dopo, a uscire, a bere qualcosa, a fare, quando era finito il periodo del teenager. Cioè io tutta la mia infanzia giocata completamente, perché puntavo a arrivare un giorno in Formula 1. Cioè la mia idea era quella, avevamo preso quella strada lì, e quindi ho corso a livello agonistico europeo, mondiale per anni, prima in kart, poi in macchina.
non era fattibile arrivare in non era fattibile no. Perché nel 2007 mi hanno chiesto 980.000 euro per fare la GP2, che sarebbe la Formula 2 di oggi, quindi sei un gradino sotto la Formula 1, e avrei dovuto fare nel 2008, cioè per continuare la strada. Ti hanno chiesto un milione? Per partecipare? Sì. Per un milione l'anno o un milione? Un milione l'anno, per fare la stagione costava un milione. Ma per oggi partecipare o per le spese tra tutto? Cioè per cioè partecipare tu nel paghi, campionato? Tu paghi il team, tu con quel milione... Hai tutto il team hai fatto tutto però. Il team, nel senso, tutte le gare, hai tutto quello che ci va dietro, gomme nuove, quello, quell'altro, cioè fai il campionato. Sì, ma anche in Formula 1 si no, paga, in Formula 1 c'è la differenza fra il motociclismo e la Formula 1. Qual è? Il motociclismo, sei un ragazzino, fai le mini moto, spendi 300 euro e hai fatto 10 weekend di gare. Se vai forte ti mettono nel moto mondiale, in moto 3 e già forse... rischi di andare in pari o prendere due soldini, quindi il passo è uno, mini moto, moto 3 sei già pronto per prendere i soldi, più o meno funziona così. In Formula 1 kart, per correre in kart oggi spendono anche 200.000 euro l'anno, parliamo di bambini di 11 in anni, kart, 12 anni. Quando vai in macchina la strada è Formula 3 dove paghi, costa più di un milione, Formula 2 dove costa 2 milioni, anzi scusate, Formula 4, facciamo Formula 4, Formula 3, Formula 2, paghi 1 milione, 2 milioni, 3 milioni. Ma non fai una stagione, ci vogliono più stagioni, perché o sei o arrivi primo Hamilton subito. Che, ma non è possibile, quindi tu devi mettere in conto che devi avere dietro un bankroll di 10, 12, 15 milioni per provarci, per sperare di arrivare in Formula 1. Quando arrivi in Formula 1 devi anche andare forte, perché c'è gente che è arrivata in Formula 1, becchi l'anno sbagliato con la macchina che è venuta fuori male, ti danno tempo 4 gare, ti caccia fuori dei coglioni, torni indietro, hai speso 15 milioni, milioni hai finito. E sei tornato indietro. Dopo, se ti va bene, che diventi uno di quelli forti, chi prende poco prende 15-20 milioni di euro l'anno, Formula 1, fino a 50, 100, dipende. Però sono tipo 20 driver in Formula 1? Sì, sono una ventina, e di questi 20, a parte due che praticamente non prendono niente magari, tutti gli altri, chi prende 2 milioni, 6, 8, 15, dopo andando in su. Sì, sono 20 al mondo comunque, quindi esatto. Ci sta anche. Questo cioè, è anche l'esempio, infatti, che faccio sempre col calcio, quando mi dicono, cazzo, è difficile arrivare a giocare a calcio, ma cosa state dicendo? Pensi in Serie A ci sono 21 squadre, 22 squadre, composte da 22 giocatori, perché ci sono anche i panchinari, eccetera. Se vai, e la nostra Serie A è come la Liga Spagnola, come se tu prendi solo in Europa tutti i giocatori professionisti di tutte le varie Serie A, di tutte le leghe, sì, però sono calciatori. Non so quanti milioni di persone che provano a diavventare calciatore. Chiaro, chiaro. Per avere non so quanti, sì, però il molti posto meno. Per arrivare sì, certo, tutti i top pochi. Dalla Serie A, la Liga Spagnola, quella inglese, il cazzo in alto, sono migliaia di posti. Certo. Cioè, Formula 1 sono 18 piloti in tutto il mondo all'anno, il posto è quello. E quindi la difficoltà è... Volevo farti un'altra domanda. Tu appunto sei super seguito sui social, è una fanbase estremamente accanita da tanti anni. Hai spaziato appunto su diversi argomenti, fitness, kart, come dicevamo. Come non hai mai avviato un business su uno di questi argomenti che comunque sono le tue passioni? Allora, non ho mai avviato un business perché io sono stato anche qui, dopo sembra monotono e sembra che devo fare il fenomeno, ma è tutta roba veritiera, poi te che mi segui da quando? La vita, sai. Io Federico l'ho conosciuto io ubriaco, magari anche lui. A mia marittima in piazza, infatti, ma quello lì è Federossi, ci dobbiamo fare una foto, mi tolgo la maglietta e andiamo lì. Lui era enorme, cazzo, era gigante. Questi non me li tagliare perché sono bellissimi. No, che tagliamo? Sono sonori, mi piacciono. Sì. Hanno, sì. 2019 mai, 18 no, era 2016, ma eri più grosso. Il 2018 ti ho conosciuto, quella foto lì 2018. Ah, beh, sì, avevo appena finito le gare, è vero. Il più grosso di ora. Io ero dopo. Meno male. Sì, okay. Sì. Andarci così. Allora era falsa, no, purtroppo non ho mai avviato un business perché sostanzialmente quando ho iniziato con i social su Facebook eravamo pochissimi, parliamo di 6-7 persone, poi siamo passati su Instagram, si era un po' aperto il mondo influencer, però nessuno ancora, quasi nessuno parlava di fare sponsorizzazioni nelle storie eccetera. Sono stato uno dei primi a muovermi con le prime sponsor, come taggando, magari facendo una conversazione finta dove taggavi uno e dici grande bro, ci vediamo, adesso facciamo assieme, e funzionava tanto perché la gente inizialmente bastava dire ho seguito il mio amico che presto facciamo una roba assieme, c'erano mille follower, migliaia di follower, migliaia di follower inizialmente, e dal di lì sono partito con questo business, cioè
promuovere chi vendeva le cuffiette, chi vendeva il portafoglio, certo, chi vendeva le magliette, queste robe qua. E mi ha sempre fruttato abbastanza bene, quindi non ho mai voluto aprire niente di mio. Potevo Ci hai pensato però di avviare un tuo brand? Volevo avviare qualcosa. Il discorso del brand abbigliamento per la palestra, che sarebbe stato un boom della Madonna. Sul fitness, secondo me, avresti fatto, ma anche faresti il delirio. Anche adesso comunque faresti molto bene. Tra l'altro avevi fatto le schede a un certo punto? Tipo sì, avevo fatto personal trainer, e praticamente come faceva tutto il mondo, coaching online, e facevi la scheda preparazione. A quanto? Standard. Si vendeva più che altro la scheda. Non in generale. Io sono sempre stato fin troppo basso, perché sì, una cinquantina d'euro, quindi chiedo veramente poco. C'è gente che già all'epoca, quando io, che ero quello più forte, con il canale YouTube più forte, quello più conosciuto, che vinceva le gare, eccetera, che anche gli altri che trattavano fitness, che avevano aperto i loro canali, venivano a chiedere a me le foto, per esempio, alla fiera del fitness. Quindi, cioè, parliamo che ero proprio un livello altissimo. Io chiedevo magari 50 euro per una scheda di 3 mesi. Ma infatti è pochissimo. Niente. Pochissimo. E c'era già quella gente lì che chiedeva 120, 150 euro la scheda un mese o 2 mesi. Infatti quando dicevo, ma voi siete folli, cioè, io lo facevo così per... Sì, perché me lo chiedeva, diceva, va bene. Tanto il mondo del fitness, sì, cioè, ma all'epoca, adesso si paga migliaia, ma già all'epoca chiedere quei 200 euro per un mese, come chiedevano loro, che confronto a me erano sottoterra, per me era una follia. Io chiedevo 50 euro 3 mesi proprio perché la gente mi rompeva il cazzo, mi fai una scheda, dici ok, facciamo la scheda, ma non... poi mi ero rotto i coglioni, infatti dopo un anno, anno e mezzo l'ho fatto, poi ho mollato tutto perché non avevo voglia. Era troppo tempo da perdere a metterti lì a capire quello si allena così, quello fa cos'ha, stai al computer, sì, poi sì, ti scrivono, ti chiedono, non va mai bene un cazzo. È un lavoro solo. Ad oggi pensi che lo avvierai un tuo business o ormai dici io influencer? Non lo so, voglio avviarlo e ci ho pensato già 3-4 anni fa, ma è una cosa che non c'entra assolutamente nulla col fitness, nulla con le macchine, nulla con gli orologi, nulla con le macchine. È proprio... Vuoi aprire un parco giochi? No, è nell'ambito ristorazione. Vuoi farti un ristorantino? Sì, però non è proprio... Non posso dirlo. Ma tipo dove fai solo carne come quella di ieri a cena? Selvaggio in quel modo? Esatto, sì. Okay. La carne che era come avere una bestia di Satana nello stomaco. Buonissimo, l'ho mangiato benissimo. Ma tra le tue zone lo vorresti fare? Sì, lì a Riccione, perché c'è una cosa che manca, diciamo. Di sicuro non è la figa. Oh. Questo te lo posso dire con no. tranquillità. No, comunque sì, è una roba che se ne parla più avanti, perché adesso non riuscirei a fare anche questa cosa qui. Ok. Che fine ha fatto il canale YouTube che avevi? Il canale YouTube l'ho cancellato. Questo è sempre per far capire la differenza che c'è fra me e tutti gli altri che fanno questo lavoro qua. Me ne sono sempre sbattuto il cazzo del discorso follower, più visibilità, più. Io sono sempre stato uno da meno. Cosa vuol dire? Che... ho bloccato all'incirca 50-60 mila persone su Instagram, numeri reali, e facevo delle slot, dei ricordo giorni. Ricordo i video, storie, recording, blocca. Facevo vedere, all'inizio tipo chiunque ti insultava, bloccavo. Anche 1000, fino a 1000-2000 persone al giorno, solo perché seguivano magari quel sosito, quel coglione, una determinata persona che mi rompeva il cazzo. Perché io sono dell'idea che tenerti follower, che ti rompono solo il cazzo, che... non ti metteranno mai un like, non ti metteranno mai un commento favorevole, non ti compreranno mai qualcosa da uno sponsor che fai, però nel contempo ti segnalano tutto per provare a buttarti giù il profilo, prendono le tue robe, le mandano a qualcuno che hai bloccato per dire guarda facci un meme, a cosa mi servono quella gente lì? A rompere i coglioni e basta. E quindi io bloccavo tutti quanti. Non fai ancora così ad oggi? Sei anche oggi, porto il cazzo di farla? No, non perché mi sono rotto il cazzo, ma per fortuna da un anno a questa parte io penso di aver demolito in lungo e largo chiunque abbia provato a rompermi il cazzo. Quindi hanno capito che a me bisogna lasciarmi stare. Siamo arrivati finalmente al punto, però ci sono voluti anni. L'ho sempre detto, non vi mettete contro di me, ma non perché io non sono né cattivo, né un mafioso, né niente. So lavorare bene sui social, so parlare bene, è la mia arma, quindi mettersi contro di me sui social e basta, che tanto ci sarà mai un confronto, hai già perso in partenza, capito? Rompere il cazzo a uno che ha una fanbase così forte,
non ce la puoi fare. E ci hanno provato in tanti, eh? A partire dal fitness, a dopo, a quando parlavo di gli orologi, quando parlavo di macchine, mettevi l'orologio è falso, mettevi le macchine, la macchina nella tua, e facevi la gara di fitness, hai vinto perché hai follower, e fai vedere la figa, è facile se la paghi, cioè... Ma non rompete i coglioni, dopo un po', dai. È pesante. Senti, a proposito di orologi, bravo, perché a proposito di orologi, ti hanno installato tanti orologi, ormai qui ci si... Esatto, è proprio così sembrava che dovessero fare, prendere il balcetto sì, e portarli in caserma. Cosa è successo? Cioè, un anno fa, una persona che fa, ma hai sentito che Federossi era tutto falso alla fine? Cioè, esattamente. Non, tutto, non, anche lui non esiste in realtà. Gli hanno sequestrato tutto, gli orologi erano tra l'altro, è stato il mio slogan per tanti anni, mettevo sempre hashtag, tutto finto. E così alla fine detto, io ve l'avevo detto. Adesso, qui, vi dico una cosa che non ho mai detto prima. La prima volta che tirai fuori un Rolex, che era un acciaio oro, era effettivamente finto, e lì mi sono accanito quando mi dicevano è finto, perché io l'avevo preso talmente fatto bene che nessuno poteva dire è finto. Era un assemblato? Una foto, o non lo so, adesso sono passato, okay. Ti parlo 2017, non lo so. Io sapevo che era finto, ma anche andando da uno che o te lo smontavano o non potevo, quindi come fai tu da una foto, da un video social a dirmi è finto? Se lo dici è così. Solo perché vuoi rompere il cazzo, quindi certo. Inizialmente io facendo quella mossa lì, questo non l'ho mai raccontata, tutto è partito da un Rolex finto, fatto vedere, la gente iniziava a rompermi il cazzo, io quindi lo mostravo sempre di più, e mi contattò la prima pagina che vendeva orologi falsi, ok? E mi dissero, cazzo, quello è fatto bene, le abbiamo anche noi, e di su e di giù, di qua e di là. Da lì è nata la prima sponsorizzazione di questi cazzo di orologi falsi, che ne feci 2, 3, 4 sponsor nell'arco di un anno, ma io non ho mai detto andate a comprare il Rolex che è vero e invece era falso. Io lo dicevo, sono repliche, cloni, come cazzo si chiamano. Se dovete comprarli dal marocchino spiaggia, che si smonta dopo un giorno, io conosco questa pagina qui. Finito. Ma poi erano Rolex che venivano venduti a 200 euro, ma sì, 300. Sì, chiaro. Uno lo dovrebbe capire, insomma, che sono... No, ma infatti non sono proprio reali. Qual insomma. È stato il problema in tutto questo? Esatto, e quindi io voglio arrivare, che da questa roba che feci vedere un orologio falso, poi mi contattò sta pagina, eccetera, eccetera, venne Striscia la Notizia a dire, ma tu sai che non si può fare le sponsorizzazioni per la roba falsa, c'è cioè diritto d'immagine, il marchio registrato, sta roba qua. E io ho detto sì, effettivamente ho fatto una minchiata, non sono stato già recitato attorno, chiedo scusa, non lo farò più, e non l'ho fatto più. E però, già comunque tanto di cappello. Sì, io ho detto, ho fatto una minchiata, ci sponsorizzo tante cose, questa roba qui, ho detto ragazzi, però in quel momento non ero solo io, cioè io e c'erano personaggi molto più famosi di me e personaggi TV che sponsorizzavano ste pagine di orologi falsi. Mi sono sempre chiesto perché Striscia la Notizia è venuta da me, un coglione qualunque. Figurati si fanno dai colleghi, scusami. Fatemi un cazzo la roba. Cioè, nel servizio che mandarono, principale ero io. Cioè, il cavolo espiatore. E poi hanno messo in piccolo le foto di tanta altra gente, tutti enormemente più conosciuti e famosi di me. Perché non sono andati da loro? Qui era il 2018 perché quando succedeva questa roba. Questo era il 2017 quando successa sta roba. E poi siamo arrivati ad oggi. No, scusami, 2019. 2019. Secondo te perché hanno preso di mira più te in quel caso? Non lo so, non ho idea, perché io forse ero l'unico che faceva vedere effettivamente soldi in contanti, questo e quell'altro, però siamo sempre lì, cioè non ho mai fatto vedere come fa gli americani che 200-300 mila euro in contanti, io facevo vedere 6-7 mila euro in contanti, 6-7 mila euro in contanti li puoi avere perché ti hanno hai risparmiato dato una vita la paghetta da piccolo perché ti ha prestato 1000 euro un tuo amico, 1000 un altro e 4000 erano i tuoi, cioè è quello che non ho capito, sono venuti facendo fa vedere mostra soldi, il massimo che avevo mostrato erano 8000 euro in pezzi da 50, non parliamo di 80.000, quindi è per quello non ho capito questo accanimento, avevano bisogno di qualcuno per lanciare il servizio. E partì da lì cosa è successo, l'indagine poi? Ma io non lo sapevo, l'indagine dalla finanza è partita, l'ho letto dopo questa roba da tutte le carte che ho chiesto, nel 2019. Io lo scuro di tutto, novembre 2022 su tutti i giornali testati importanti, quindi Repubblica, Il Giornale, Il Resto del Carlino, in tutta Italia, la mattina, il mio bel faccione da cazzo con la scritta enorme Fede Rossi King, influencer da centinaia di migliaia di follower, commerciava orologi falsi, vendeva Rolex falsi spacciandoli per veri. I media. Che cioè, mostro che è. Io, che mondo, io sono caduto così dal petto, ma cos'è sta roba?
E poi tutti scrivevano le stesse robe. Sequestrati beni per 226.000 euro. Io ho guardato il conto in banca. Hai guardato le tue macchine davanti lì parcheggiate. Sequestrata la Porsche. Aperto la porta. La Porsche era lì. Chiuse le pagine social. C'è questo. Qualcosa non mi sta quadrando, no? Va bene, max indagine, sequestrare, mettevano le foto della roba che mi avevano, gli orologi che mi avevano sequestrato. Io gli orologi li avevo tutti veri in banca, ma qua qualcosa non quadra. E allora vado all'avvocato subito, perché tu ti svegli una mattina, cioè, e succede questo. Adesso io la butto sul ridere, ma è stata brutta. Un altro, questa è l'unica cosa che, anzi, mi tolgo gli occhiali che è l'unica roba seria, penso. Questa è una roba terrificante, perché io sono uno con due coglioni così. E quindi non ho avuto problemi, fanbase fortissima, in 3 giorni è andato tutto a posto, ho spiegato, ho fatto vedere. Se trovi uno un po' più debole... L'ammazzi. No, non è che lo ammazzi, rischi che si faccia... Suicida, cioè, perché a me mi sono arrivati messaggi di ogni tipo. Mi hanno augurato di tutto e di più, e gente che proprio godeva nel... Uno veramente debole, che non si aspetta una roba del genere, perché io non avevo fatto niente di tutto ciò... I media sono pericolosi, sono non sai cosa può fare. Uno, cioè, va in depressione, prende, sale sul tetto, si butta giù. Quella è una roba che non ho mai tollerato. Sono stato calmo, non ho parlato per 20 giorni. Quando mi sono arrivate le carte della Guardia di Finanza di Bologna, Modena e Forlì, che c'era scritto Rossi Federico Vincenzo, nato, bla bla bla, non risultavo né cose aperte, né cose pendenti, né cose da verificare. Io ero capitolo pulito, chiuso per la finanza, pulito. Lì me ne sono uscito con il mio bel video che ha fatto all'altro un paio di milioni su TikTok, 1 milione eccetera, e ho spiegato che tutto quello che hanno detto i giornali erano stronzate. Io l'unica roba che avevo fatto di sbagliato, ma l'avevo già messo nel 2019, era fare 3-4 storie per dire quella pagina vende i Rolex falsi, se volete lì siete sicuri che non si smontano dopo un giorno. Io per giunta lo dici che sono falsi, ti cagano, sì, pure, sì, il cazzo. Beh, infatti quello è stato anche sta pagina qua diceva che erano falsi o pretendeva, ma no, chiaro, c'era scritto Rolex repliche, super cloni, era, sono, cioè, come siamo sempre stati le pagine shop di vestiti che alcune te lo scrivono, cioè, parallele, capito, cazzo, cioè, magari la maglietta Gucci che costa 500 uno la vende a 200, non te ne accorgi, te la può anche vendere, diciamo, Rolex è scontata, non c'era. Però Rolex a 200 Rolex, euro, che cazzo, ma 20.000 me ne compri, puoi pagare 200, me ne compri uno a 300 euro, sì, così come regalo goliardico. Dovrei ritrovare il link, qualche influencer dovrebbe promuoverlo, così lo ritrovo. Ce l'hai, Fede, magari? No, potresti passarcelo, per favore? Io sono, ma poi, tra l'altro, la cosa, io ho sempre fatto vedere che andavo a comprare questi orologi, i Rolex, quelli veri, quindi tolto il primo che è durato quei 2 mesi, poi io il primo lo buttai proprio nel bidone appena mi comprai il primo vero. E ho sempre mostrato in questi anni che andavo a comprare Rolex a Forlì dal mio rivenditore ufficiale, tutto. Quindi come possono pensare le persone che un rivenditore ufficiale Rolex dal 1963 si metta in combutta a fare, cioè, no, con uno che spaccia Rolex falsi? No, ma è follia. Ma la gente non ci arriva, questo è chiaro. Però ad ogni modo voglio tranquillizzare tutti, i soldi in banca ci sono tutti, la macchina è ancora davanti al piazzale, i social ci sono, i Rolex sono tanti e sono in banca. A quanto ammonta, se lo vuoi dire chiaramente, il patrimonio che hai in orologi? Il patrimonio che in orologi, se me lo chiedevi un anno e qualcosa fa, quando era di più, in Super Bowl, era il doppio, adesso alla metà saremo attorno ai 130-140 mila. Tutto Rolex? Solo Rolex, sì. Pensi che prenderai altro o proprio amante dei Rolex? Mi piacciono quelli, e poi a parte che è inutile provare a buttarsi in un altro mondo, perché se non hai agganci grossi, cioè Patek e AP sono inavvicinabili, non di prezzo, sono avvicinabili perché le referenze buone a listino, non te intendi? Le danno, esatto, non te le danno. E quindi per ad oggi tutti gli orologi che prendi li prendi a listino? Sempre presi tutti a listino, sì. Come ci si fa a introdurre nel mondo Rolex per prendere gli orologi a listino? Cioè, io faccio anche fatica a dirvi come, perché io non mi sono dovuto introdurre. È stato tutto un concatenarsi del fatto che sono nato a Forlì, questo rivenditore di Forlì, si conoscono con le famiglie, e magari ci può essere stato, non so, un favore perché hanno le moto, sia lui che il figlio, e magari vengono, gli fai 2 tagliandi, gli dici dai non voglio niente, poi magari gli fai la battuta, mi darai un orologio fra un anno invece che fra 4 anni, e quindi è nata così. Dopo un orologio all'anno dal 2019 ad oggi, dal 2018 ad oggi me l'ha sempre dato, però non c'è niente di sottobanco, gli dai di più, queste robe, certo, qui sono, cioè le faranno sicuramente,
ma non da quello che so io, i centri Rolex ufficiali non le fanno queste robe qua. Possono fare favoritismo, chiaro, se hanno un tornaconto, che magari hanno, che cazzo ne so, l'amico che lavora in Porsche, che riesce a fargli avere la macchina a 7.000 euro in meno un anno prima, e dicono ok, ti do un orologio, che paghi, cioè non è che ti fanno sconti sugli orologi, però ti fa saltare la fila, questa è l'unica roba che... E oltre agli orologi fai anche altri investimenti? Non so, borsa, cripto? Sai, sei anche in questo che mondo? Non ho mai approfondito, cioè approfondito sì, so come funziona e mi piace anche, non ho mai investito io personalmente, non so perché, non so neanche dire il perché, perché potrei farlo, ogni tanto dico vorrei farlo. Però alla fine ho sempre talmente tanti cazzi di ruolo da gestire e fare che poi mi piace avere... Rimandi. Cioè, rimando sempre... Immobili? No. Ma tra l'altro visto che avevate rifatto la casa sì, in cui... Sì, la casa... Sì, 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 ma... La casa c'era una casa zero. Vecchissima dal 1900 e qualcosa, scambi. È stata buttata giù e rifatta da zero su praticamente su quella defunta. Quella casa lì è stata fatta, come dicono tutti, in legno, che non è vero, una casa con un materiale particolare, si chiama X-Lam, un po' come le case americane, sembra legno ma sono pannelli, anzi resistentissimi, classe super A+, antisismici, impossibile che prendano fuoco, ci puoi dare con la canna, con la cannella a fiamma ossidrica per 20 minuti che non prende, cioè per dire che materiale... Tra l'altro, senti, tu il tuo indirizzo è pubblico, cioè l'hai detto ogni tanto sui social? Sempre, sbaglio. Viale Puglia 68, Riccione. Mica non è mai venuto nessuno. Ladri, per esempio? Cioè, non ti capita? Sì, sono venuti. Spareresti a un ladro se entrassi in casa tua? Non ho armi in casa. Ok, se le avessi, no. Non lo so, dovrei trovarmi lì per lì. Ti direi sì, però poi sai come funziona. Certo. Ti spari e fai 10 anni dentro te, quindi... No, se non ti facessi 10 anni dentro... 100% non avrei. Non è se uno mi entra in casa e prova a rubarmi, io sono pro alla legittima difesa, così gli sparo. Ma però neanche legittima difesa. No, è legittimo che lo stai mandando a fanculo. Sono pro alla legittimità. Io ad oggi. Non ti piacciono le armi? Mi piacciono anche qui. Come gli ti facevo tipo con una cappa a casa, sai? Le vorrei prendere, vorrei andare a sparare, ma alla fine non l'ho mai fatto. Perché non lo so. Tante cose che vorrei, ma alla fine... Per cambiare un attimo completamente argomento, tu da quando sei cominciato a diventare famoso eri già fidanzato? Perché è tanto che lo sai, no? No, hai avuto il periodo da famoso single. Quanto è cambiata? Perché prima mi consumavo il cazzo, adesso invece... Cioè? Che andava forte, mi sa. Sì. Sì, vabbè. Ho consumato il cazzo. No, quanto è cambiato da prima che diventassi... È cambiato... Sera dopo. Ah beh no, da prima di diventare influencer un botto, cioè molte più opportunità. Perché tu comunque eri già un bel ragazzo, eri già una persona sveglia eccetera, quindi... Ecco, sveglia ti do ragione, carattere forte ti do ragione, un tipo di ragione, bello non sono mai stato, soprattutto neanche alto, quindi l'altezza e la bellezza mi sono sempre mancati, però mi difendevo con modo di fare. Lasciare, ma... Tra bassi ci capiamo, nel senso non è che abbiamo una vita facile, abbiamo una vita facile, però come dicevo... È cambiato. Gli uomini più potenti al mondo... Sì. Non superano il 1,80 m. È vero, sono tutti. Mi dispiace, sono tutti bassi. Gli uomini le figure più importanti del mondo. Quindi, tu che con Taylor Mega ti sei alzato e avete avuto quel momento di flirt, fate ridere. Nessun flirt. No, eri tu che gli hai detto che ha 21 anni. Dai. Che dimostrava 21 anni. Il modo di vivere, cioè, mi è cambiato chiaramente. Quando diventi personaggio è tutto più facile. Cioè, ti scrivono loro sui social, basta che... Hai voglia. Il biglietto del treno da Roma, dici vieni, stai da me 2 sere, ti faccio il biglietto andata, biglietto ritorno, ci conosciamo, stai qua, cioè era tutto molto easy. Tra l'altro c'è stato un periodo in cui ti tu mettevi te. Ogni lui dice le cose, sono quello che le verifica. Io gli stai dicendo a me lo pagavano il biglietto per un'ora per andare in stazione comunque. C'è stato un periodo in cui tipo ogni giorno mettevi foto di piedi, culi, cioè le ragazze non sapevano cosa fare, ti mandavano King. Sì, 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 sì
Cazzo, io nel 2015 che l'hai offeso, allora, bro. Allora scusa, sono il portacolore, capostipite, bandiera in Italia, rappresentante da sempre che mi batto per questa cosa. Nel 2014, quando ancora bene che era un tabù, misi la copertina su Facebook, c'era foto profilo e copertina, due donne che si leccavano i piedi a vicenda. Ho preso del malato, di quello che aveva bisogno dello psichiatra, psicanalista, che schifo, cos'è sta roba, oddio, terribile. Figurati. E all'epoca era proprio ancora da sdoganare, io già... Davi forte. Quanti, adesso seriamente parlando, quanti piedi pensi di aver leccato nella tua vita? Allora adesso passiamo alle domande serie. Tanti, tanti, cioè incontabili. Tantissimi. Tantissimi. Più di 1000? No, più di 1000 forse no. Però, sono due. Però, esatto. Allora sì, piedi. Sì, sì, più o meno sì. Ok, 1000 piedi, bello. 1000 piedi. Il fit count. Sono il fit count. Fit count. Va bene, da un punto di vista invece, Fede, di obiettivi, tu sei arrivato a un punto in cui, da un punto di vista social, hai raggiunto tanto con diverse piattaforme, hai degli obiettivi sia di natura social, quindi non so, da raggiungere, che di natura economica, che anche di natura personale da qui ai prossimi anni? Che... Allora, come numeri, come ti dicevo prima, non me ne è mai fregato più di tanto, e quindi non ti so numeri di dire. Qualità magari, non lo so. Sì, adesso mi sto lanciando così su TikTok, che questo mi faceva più cagare di tutti quanti, però vedo che è quello che va. Forse su questo social sarà il primo che riuscirò ad arrivare a 500.000, perché siamo su quella strada lì. I numeri comunque sono potenti. Favorevoli, potenti. Gli argomenti puoi parlare di qualunque cosa, perché c'è un pubblico molto ampio, quindi diciamo che per adesso mi concentro di più su TikTok, se parliamo di numeri, però... Se parliamo di soldi, TikTok ancora non... E Instagram. Sì, è Instagram sempre quello che... Ma su Instagram adesso sei a 200.000 sul profilo 204, grande. Sì, 203.000. Che è comunque anni che sei... È una che vita sei... che sono fra dal 2019 io, 2020 che sono fermo a 206, 205, c'è qualcosa 204. Che vuoi fare per salire di più, ma preferisci non farlo o dici vabbè, ormai è questo? Ci poteva essere, c'è sempre potuto essere questa possibilità, non l'ho mai voluta fare io. Cioè la prima è fare le collaborazioni tra influencer. Io non ho mai fatto una collaborazione con nessuno. Scelta mia personale, inizialmente era un'ignoranza mia personale, dire io sono io, voi non siete un cazzo, ok, dopo quella fase lì è passata, però la gente come mi avvicinava qualcuno, no cazzo ma te sei il king, sempre da solo, non far collaborazioni, e quindi poi devi far contenti quelli che ti hanno sempre visto così, è come seguire le persone, io ho sempre seguito zero persone su tutti i social. Ad oggi seguirei volentieri qualcuno, qualche altro creator o qualche amico, cioè ho gente però ormai, che mi segue, ormai non puoi più la MotoGP. Ormai ci siamo dentro, quindi cioè mi segue su entrambi i profili, Jorge Martin, cioè secondo in MotoGP l'anno scorso, Arbolino che fa, cioè gente comunque, c'è Marco Orsi che era il portacolori della bandiera alle Olimpiadi di nuoto, c'è gente che fa ciclismo, gente di... Le seguirei queste persone qua, però andrei a snaturare quello che ho sempre fatto. Tutta la gente mi ha sempre identificato come quello che non segue nessuno, neanche la mia amorosa segue. Però magari c'è un profilo privato tuo da cui puoi fare queste cose, no? No, io ho due profili, ma sono entrambi lavorativi. Uno è privato e uno è pubblico. Cioè, non hai un quindi tu su Instagram non hai né una storia, né un post, hai solo te stesso. Lo so, è bruttissimo, bruttissimo. Beh, ne ci sono per te, ci sono per te, dai. Sì, ma non li apro. Io ieri con la coda dell'occhio un po' l'ho stalkerato, frate, non solo al lavoro. Sì, sì, non mi ha fatto un cazzo. No, io social proprio, come ho detto prima, se non fosse perché mi danno da mangiare, non... cioè li potrei chiudere. Perché io che apro Instagram o che apro TikTok per scorrere la bacheca, guardare i cazzi degli altri, non esiste. Ti vedi a fare questo anche tra 10 anni? Non lo so, spero di no. Cosa vorresti fare? Chiudere i social a un certo punto? Chiuderli... Cioè chiudere, non fare più l'influencer. Ma, esatto, smettere di fare l'influencer. E però a quel punto lì dopo non saprei neanche più come utilizzarli e quindi boh. Non lo so, però no. Vorrei, non so, in 5-6 anni smettere di lavorare con il discorso sponsorizzazioni, le storie, collaborazioni, post, quello, quell'altro. Quello sì. La fama ti dà... Ti piace o... più lati negativi più positivi, cioè quando la gente ti ferma in giro ti fa il foto. Ieri alle 5:30 del mattino avrebbe giurato sicuramente negativi. Erano le 6 anche secondo me. Erano sì, più le 6 e non riuscivamo ad andare via perché la gente urlava l'uva passa e non saluta le 6 esatto. Della mattina era così. È vero. Confermo. Quindi, no, ad oggi non vorrei essere famoso,
per niente, famoso, conosciuto, i famosi sono alti, io sono conosciuto. Pagherei, sono serio in quello che dico, non è una frase fatta per essere nessuno. Ma chiaramente lo dico se avessi possibilità di fare almeno gli stessi soldi anche da non conosciuto. Cioè, nel senso, certo, mi dicono, guarda, esiste quel lavoro che se lo fai prendi comunque 10-12 mila euro al mese, e però possiamo cancellare chi sei tu sui social, lo farei subito. Cioè, banalmente, se avessi una maschera come influencer, preferiresti? Preferirei, sì, sì, 100%. Non vorrei essere riconosciuto, riconoscibile, niente che sia... Ti dà fastidio se ti chiedono la foto? No, 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 non mi dà fastidio quello, mi sono proprio rotto le palle. Cioè, vorrei poter andare dentro a un locale e se voglio attaccarmi una ringhiera e urlare, bestemmiare, farlo, non posso farlo, perché che cazzo fa Federossi, ma quello non è, cosa fa sto scemo? Cioè, farlo lo fai, però no, adesso ti fanno i video. Però mi fanno i video, oppure c'è una sera che vuoi berti addosso con gli amici, strisciare, vuoi toccare tutti i culi che ci sono, non puoi farlo perché il giorno dopo... quel coglione influencer fa il fenomeno e poi va in giro a toccare i culi. Iuri dice non puoi farlo, non puoi farlo, insomma, non puoi farlo, no, perché sei fidanzato. Ah, beh, nel tuo caso, allora precisiamo, Iuri però. Che ieri sera a toccare tu sei tu che l'hai appena detto. Sei un mio amico, quindi non parlerò. No, comunque in generale ma rotto il cazzo la fama, dai, diciamo quello sì. Quello sì, e poi tutto, anche la vita normale, cioè siamo sempre lì, metti una foto, se tu non fossi nessuno sui social e avessi soltanto i tuoi 30, 40, 300, 400 amici, compri l'orologio, compri la macchina, fai vedere che vai alle Maldive, quei pochi che sono i tuoi amici ti dicono, ah, che figata, grande, numero uno, invece così c'è anche tutta quella fetta, quello è finto, quello è falso, quello non è tuo, cioè, tutte queste pugnette sparate. Mentre... Non è interessato alla domanda che gli stai per fare? Ma infatti non lo faccio. Basta, andiamo avanti. Ma te là dietro in cuffia senti i miei rutti? Benissimo. Anche perché stai sempre lontano dal microfono. Quando rutto sì. Allora. E quindi è proprio super definito. Dicevamo la domanda? Volevo sapere il tuo più grande rimpianto. Se c'è. Non mi dire che non ce l'hai, dai. Su. Tanti dicono che non hanno rimpianti. Ah no, io ce l'ho. Ce l'ho, ma non ci potevo fare niente all'epoca, non ci potrei fare niente neanche tornando indietro. E sto vivendo una vita che mi piace a metà. Cosa vuol dire? Mi piace, mi è piaciuto fare il personaggio all'epoca, però ad oggi mi rompo un po' il cazzo. Mi piace lavorare con i social, ma fondamentalmente li odiavo. Va bene, fai i soldi, ma se fosse andato nel modo giusto ne avrei fatti milioni di più. Io volevo arrivare a correre in macchina. Cioè, la mia vita, quello che io sono nato per correre, non per fare il coglione, non per fare i video polemici, non per fare le gare di fitness, cioè tutta roba che passa completamente in secondo piano. Sono nato in una famiglia di persone che correvano, chi in macchina, chi cross, chi kart, eccetera, però purtroppo comanda il denaro come sempre. È troppo quello... tardi adesso? No, era già troppo tardi anche 10 anni fa, cioè ad oggi, al mondo d'oggi, a 20 anni, se non sei già a un passo, già in Formula 1, è già tardi, io ho 36, quindi... Quello a proposito... è un impianto enorme. Hai 36 anni? Sì. Sei anche fidanzato da tanto ormai? Da 6 anni. No. Ci inviti al matrimonio? Non... Ha detto no. No, era inteso a quando farai un figlio. No, non voglio figli, non li vuole neanche lei. È brutto da dire così. E come mai? Cioè, non c'è, cioè, ci abbiamo anche pensato ogni tanto, ma non lo so. Io attendo personalmente che lei, perché prima o poi arriverà il giorno che lei mi dirà: sento l'esigenza di fare la mamma. Sento la parte mammarile che non esiste, ma da oggi esisterà. E quindi voglio fare un figlio, una figlia. Io dirò sì. Se deve venire da me come primo che dico ascolta, ma facciamo no, ci sto bene anche senza, non per, perché dico sempre le cose come stanno, sto bene anche senza. Vabbè, personale come cosa, personale. Non credo ci sia molto, anche se ci saranno un sacco di hater che criticheranno. Sì, ma non sono di quelli che dici un figlio non lo voglio, un figlio ti rovina la vita, un figlio è una cosa bellissima. Lo preferiresti uomo maschietto o femminuccio? È indifferente, già partiamo dalla base che non lo voglio, quindi se viene fuori, va bene maschio, va bene femmina, non... è indifferente. Ok. E al matrimonio ci inviti, quindi? Il matrimonio, quello veramente non abbiamo mai parlato, non vogliamo farlo e sicuramente se dovessimo farlo un giorno, non in chiesa. In chiesa vogliamo entrare tutte e due rigidi,
dentro una bara. Eleganti e freddi. Esatto. Io odio la chiesa, odio tutto quello che c'è dietro la chiesa, che è il mondo più sporco e schifoso che esiste. Quindi se dovessi mai decidere di sposarmi, anche qui aspetto lei, perché è giusto, l'uomo aspetta sempre che la donna dica vuoi, si mette in ginocchio. Giusto, è giusto così, certo. Perché sì. Parità dei sessi. Parità dei sessi. Sono super pro, quindi se stai guardando per caso questa intervista, se l'anello vuoi inginocchiarti andando l'anello. Prima a comprare l'anello, io dirò sicuramente Cartier. E se dovessimo mai farlo, vogliamo fare una roba apocalittica in pompa magna. No, 10 persone in spiaggia d'estate a Rizzone, vestiti di bianco. No, dico a Rizzone. Naomi, la mia principessa. Se vogliamo. Le opzioni sono due, sempre spiaggia, sempre baldacchino, sempre vestiti di lino bianco, luci colori festa. Se lo vuoi fare con tutti i nostri amici, lo devi fare in quel diriccione, perché non ti puoi. Se invece lo vogliamo fare con quattro persone, esatto, ma ci divertiremo. Partiamo, abbiamo detto andiamo, che cazzo ne so, alle Bahamas, portiamo dietro i nostri familiari con mio fratello e suo fratello, andiamo là in otto e facciamo. Però secondo me a quel punto, già che lo fai un po' così, è più bello farlo in un riccione a luglio e inviti tutti. Il mondo intero, prendo tutta una spiaggia, che è la spiaggia dove vado io, la adibiamo a festa, casino. Il mio compleanno è il 27 luglio, se vogliamo unire i due eventi e facciamo una roba però tipo devastante. Non quest'anno, perché no, magari no. Pronto, però sì. Cioè, a meno che Ali non te lo quando chieda. Ali sarà pronta. Dai Ali. Sì. Va bene. Allora, direi che ruota. Possiamo andare in chiusura con il momento più atteso tutte le volte dai nostri fan. Perché altre volte Fede stai per regalare un Rolex, mi hanno detto. Signori e signore, c'è la ruota della fortuna? Mondo Cash! Come funziona? Cosa devo fare? Di Fede Rossi. Di Fede Rossi. Featuring Mondo Cash. Si vede, va bene? Fede allora, regala Rolex. Come funziona la nostra ruota della fortuna? Ormai lo sappiamo, ma lo ripetiamo, è molto facile. Si gira ed esce un qualcosa. Di solito. Un ascoltatore del podcast vincerà quello che è uscito. Come? Mettendo like, commentando. E poi Fede o noi lo sceglieremo. Ok? Spero. Aspetta prima di girare, perché prima dobbiamo elencare. Le cose che sia abbiamo. Chiaro, visto che ne abbiamo parlato tranquillamente, è una cosa legalissima. Nel caso doveste vincere un falso. Rolex, sarà falso. Chiaramente falso. Sì. Ve lo spediremo al vostro indirizzo, così la finanza verrà da voi per incauto acquisto e prenderete anche la multa, 200 euro. Bellissimo. Allora, vediamo qua i colori che ci sono. Partendo dal fucsia, la speranza è quella per un fan di vincere una cena one to one, tête à tête, okay, con il nostro Fede Rossi. Colore rosso, amici stretti di Instagram, in cui Fede pubblica contenuti tipo OnlyFans, quindi lui nudo. Bellissimi. Sexy. Gli amici stretti di Fede Rossi. Di cose. Dove potrò dimostrare finalmente a tutti coloro che hanno visto quel video quanto che il mio grosso uccello è enorme. Quindi Fede regala un Rolex. Colore giallo, che è il più atteso. Fede regala un Rolex. Che strano che il colore del Rolex è uguale a quello della finanza. Cioè, stranissimo comunque. Colore verde, allenamento con Fede. Oddio, c'è un po' di differenza fra il verde e il giallo. È tipo quando giochi a Crazy Time, fa pim 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 pim. Sì, no! Sull'uno. Non giocate a Crazy Time. Colore azzurro, video call con un Fede. Fan. Follow no, Instagram, ma che questo è pesantissimo. È la roba più pesante di tutte, perché più di Rolex. Allora, non ci abbiamo pensato così. Quando si l'abbiamo esce, scritto. Si esce il blu, puoi regalargli un Rolex. Okay, se esce il blu puoi decidere. Sono disposto che questa cosa, come sempre, vedete che sicuramente sono l'unico di quelli che hanno fatto questo podcast che vengono qua ospiti, ma io farò. Non seguo nessuno, ma se esce questo, per una settimana intera veramente seguirò qualcuno. Se lo dico, lo faccio. Se uscirà questo, farò la video call. Se lo dico, lo faccio. Allenamento con Fede. Vi fottete, perché io non mi alleno più. Se avete voglia di venire a Riccione, vi alleno io. Perdo un'ora, vi alleno, lo faccio. Questo sperate che roba. Questa qui è come la gatta nera. Se esce, lo fai. Che cosa? Regalare un Rolex. L'hai già regalato un Rolex o sbaglio? L'avevo messo, avevo detto a 100.000 like, e quello era veramente un Rolex appena comprato. Un Dayjust da 9.800 a 9.200. Io l'ho detto e l'avrei fatto quella volta. Però non è arrivato. Perché la gente è stupida. Ha fatto 78.000 like e vi siete giocati un Rolex. Follia. Follia vera. Pazzesco. Facciamo così.
Se esce il giallo, regali un Rolex. Ok, punto. Quel Rolex tanto avevi già preso per il post. Cena con un fan, amici. Abbiamo detto tutto. Comunque, tutte cose che veramente. No, no, no. E il numero. No, attenzione, c'è anche il numero di telefono di Federossi, che penso sia una cosa che vale tantissimo, perché tutte le persone garantire che di sì. Lavorano posso... con Fede come sponsor, lui non dà il numero di telefono, tutto su Instagram. È vero. Niente telefono? No, io ce l'ho, però non lo dico a nessuno. Minchia. Lui ce l'ha perché a un certo punto sono andato per anche forza da Superstar a Dubai e... Quindi dovevate comunicare. Se dovessi fallire in qualche modo, venderei il numero di Federossi, esatto, per recuperare. Io ho una cosa come 38 contatti in rubrica. Bellissimo. Assurdo. 38 numeri. Assurdo. Non so cosa si prova. Il numero ce l'avranno 42 persone. Tu, 4 cioè, tipo, il tuo WhatsApp è tranquillissimo. Cioè, wow. Il telefono non suona mai. Bellissimo. Bello, bello. Che grande. Insomma, siamo giriamola. Gira la ruota. Forte, Fede. Forte, forte, eh? Forte, Fede. Vale. Urla anche mentre senza lo fai. Ti prego. Cadere. È uscito follow su Instagram, ma lo rifacciamo. È uscito follow lo su rifacciamo. Instagram. Lo rifacciamo, vai. Rifacciamo. Falsato. La tengo ferma. Siamo ancora in tempo per sperare nel giallo. Ha girato fortissimo. Bravo, bravo. Guarda che c'è il giallo. Guarda che c'è il giallo. Guarda. Pin. Che c'è il viola. Oddio, no. Numero di cellulare. Il 43esimo contatto, ragazzi. Quindi va bene. Per avere il numero di telefono, scrivervi tutto il giorno, tutti i giorni, ad ogni ora. Potete anche videochiamarlo su WhatsApp. Quindi la videochiamata, tutto, se lui poi risponde, c'è. Allora, triplo. Signori, commentate. Mettete mi piace a questo video. Se lo state ascoltando da Spotify, venite su YouTube anche. Basta. E che basta dire? Fede, è stato un piacere. Grande Fede. Grande Fede. Grazie a tutti. Si va a far serata? No. Io voglio andare a dormire. Io voglio andare a dormire e non ne posso più. Signori. Fede, grazie alla mille. Prossima. Ascoltatori. Grazie mille. Un cazzo, veramente. Prego. Prego, al massimo. Prego. E ci vediamo. Ci vediamo. Nel prossimo episodio di Moto Cash.